In crisi il colosso dei Corriere Espresso TNT, 854 dipendenti perderanno il lavoro, 24 filiali su tutto il territorio nazionale chiudono i battenti, tra cui quella di Mosciano Sant'Angelo. Si temono ripercussioni anche per San Giovanni Teatino, a Teramo si è manifestato in piazza San Francesco. Buonasera dal telegiornale dell'Abruzzo, in apertura i problemi del mondo del lavoro. Oggi sciopero nazionale contro la chiusura delle filiali TNT, colosso di Corriere Espresso. Anche in Abruzzo sono a rischio tanti posti di lavoro. A Teramo si è manifestato in piazza San Francesco. Berardo Aurini. È la solita motivazione, quella di razionalizzare e risparmiare, e quello di portare fuori dal nostro paese molte attività. In effetti si legge dalle carte che abbiamo letto la volontà di portare all'estero, dove costa di meno il lavoro, di portare all'estero la testa dell'impresa, tutte le attività di amministrativi. Quindi qui rimane poca cosa e rimangono i problemi. È la solita vecchia storia, risparmiare sui conti sembra l'unico obiettivo dell'azienda e così 854 dipendenti della TNT Global Express vanno a casa. 24 filiali su tutto il territorio nazionale chiudono i battenti, tra cui quella di Mosciano Sant'Angelo, e si temono ripercussioni anche per quella di San Giovanni Teatino. Due giornate di sciopero, oggi è il 2 luglio, per sollecitare prospettive di rilancio e alternative ai licenziamenti, mentre le segreterie sindacali chiedono incontri urgenti ai ministri dello sviluppo economico e dei trasporti. Se ci sono soluzioni, occorre trovarle subito. È un dramma per l'Italia, è un dramma per l'Abruzzo, è un dramma per Teramo. Considerate che sono lavoratori che non hanno nessuna tutela, non hanno gli ammortizzatori sociali, non hanno cassa in deroga, non hanno indennità di mobilità. Perché questo? Perché il settore non lo prevede, sono lavoratori lasciati a se stessi, non hanno nessuna possibilità in questo momento di ricollocarsi ed è l'ennesimo dramma sociale di questa provincia e di questo paese.